19 novembre 2023, domenica, siamo a Pontevico per l'incontro di calcio tra Robecco D'Oglio e Torrazzo Malagnino. Le formazioni in sovraimpressione e mentre le squadre si schierano in campo, vediamo le maglie verdi con i pantaloncini neri della squadra del Torrazzo Malagnino contro i ragazzi del Robecco D'Oglio in maglia rossa su pantaloncini bianchi. La squadra ospite del Torrazzo Malagnino tenta di affacciarsi alla zona playoff, mentre il Robecco D'Oglio deve stare attento di allontanarsi il più possibile dalla zona playout. È una frizzante giornata d'autunno, il campo sembra in buone condizioni e la partita può senz'altro cominciare, dopo aver visto però le due panchine, quella degli ospiti e quella dei padroni di casa, abbastanza scarna dobbiamo dire. Tutto è pronto, le squadre sono schierate in campo e il signor Guerrini, arbitro di questa partita, può dare inizio all'incontro con il suo fischio. E alle 14.36 si comincia a giocare Robecco D'Oglio contro Torrazzo Malagnino di Cremona. Prima palla conquistata da Robecco al centro del campo, dopo Berio che lancia Diagne Falù, ma viene intercettato il suo passaggio da Culei che avanza verso la linea centrale del campo e lancia la palla a Giasi che poi appoggia a Mecchi, pronti per il cross. E il cross arriva in area e c'è un colpo di testa di Koulibaly che tenta una acrobazia che non gli riesce del tutto. E dalle retrovie Brobey che lancia in avanti la palla verso Giasi, pronto a riceverla, e comincia un duello con Molinari che cade a terra e poi entra in area Giasi cambia completamente gioco dalla parte opposta per Mecchi dà la palla a Galimberti entra in area controllato da Fornasari e tenta un tiro in porta che attraversa l'area senza risultato. Undicesimo minuto del primo tempo, Robecco in attacco con Alessandro Ferrari per Diagne Falù che cerca di superare gli avversari ma viene interrotto da Bergamaschi che passa la palla a Culei affronta Diagne Falù che cerca di fermarlo ma Culei ha la meglio e lancia in profondità Volpi che dopo due passi lancia a rete, Giasi a tu per tu con Franzé gli ferma la palla tra le gambe e tutto svanisce. È da rivedere questa azione, gol, due passaggi dalla retrovia al centro del campo per lanciare l'attaccante del Torrazzo che si trova a tu per tu con Franzé, piazza la palla sulla sua sinistra ma Franzé la ferma con le gambe. Si è visto poco il Robecco in attacco in questa partita, siamo giunti dunque al 16° minuto, Diagne Falù prova sulla sinistra un tentativo d'attacco, passaggio indietro per Ferrari Alessandro, parte un cross destinato alla testa di Barberio ma l'appuntamento non è rispettato. 21° minuto, punizione interessante per il Torrazzo Malagnino, palla che giunge in area, la conquista Volpi che deve vedersela con Fornasari che lo anticipa, Volpi cade, l'arbitro concede un corner che viene battuto alla sinistra di Franzé, groviglio di giocatori in area, colpisce la palla chissà chi, poi la prende Galimberti che tenta un tiro e impensierisce non poco Franzé, poi la palla finisce fuori, l'arbitro dice rimessa dal fondo. Galimberti sulla fascia destra supera di slancio Ferrari, poi affronta anche Molinari, dà la palla a Paul Volpi che mette un pallone in mezzo ma in mezzo non è perché sorvola la traversa. 33° minuto, conquista il pallone Galimberti avanza due passi e poi vede partire Volpi, gli dà un pallone con un pallonetto, Volpi affronta ancora una volta Molinari, sterzata repentina e tiro deboluccio in braccio a Franzé, lancia il portiere Franzé e conquista il pallone nella tre quarti del Torrazzo Malagnino, Barberio indietro per Tosoni scambia con Fornasari che cambia gioco per Diagne Falù sulla fascia sinistra, Diagne Falù addomestica il pallone e poi dà a El Almaoui, l'Almaoui cambia ancora, si torna dalla parte destra per Tosoni che cerca di entrare in area e poi tira il primo tiro verso la porta avversaria e siamo al 33°, troppo poco per il Robecco. Siamo giunti al 36°, si è visto poco in questa partita e adesso è il Torrazzo con Volpi, duello ancora con Molinari, assist per Galimberti, tuffo di Franzé ma la palla è abbondantemente fuori. Sempre e solo Torrazzo in avanti con Galimberti che supera Zanichelli e poi tenta di imbucare per Giasi ma il fuorigioco è netto e l'arbitro fischia e ferma l'azione.
e siamo giunti al 40esimo. Pochissime emozioni in questa partita. Palla che adesso arriva nella metà campo del Torrazzo, cerca di conquistarla Barberio per Elalmawi. Elalmawi per Tosoni, ma gliela intercetta Rabei, che avanza e corre a grandi falcate verso la porta avversaria, poi si ferma, affronta un difensore, la dà a Volpi che si gira e mette la palla in mezzo per Giasi. Giasi si districa tra difensori, offre la palla a Mecchi che tira in porta, debolissimo, controlla tutto Franzè, rilancio del portiere Franzè, palla che arriva tra i piedi di Barberio che non riesce a controllarla, e allora è Zanetti che la passa al suo portiere Menza, che la offre gentilmente a Barberio che entra in area, cross in mezzo, ma nessuno dei rossi è all'appuntamento con la palla, è l'azione più pericolosa del Robecco, pochissimo. 46esimo minuto, siamo ancora nella metà campo del Robecco, ma l'arbitro fischia la fine di questo deludente primo tempo tra Robecco Doglio e Torrazzo Malagnino, 0-0, 0 anche le emozioni.